Al dottor Tardiola, qua. Ecco, la mail, eccola qua. Sì, via mail. Poi la manda, per conoscenza, sempre la mail, madre mia, la manda all'assessore al bilancio e a quell'assessore Visini, quello dei servizi sociali. È uguale, guarda. Ma quali sono gli interventi che si chiedono di fare questo? Eccolo qua, sì. Mi ha dato il numero, lei mi ha dato il numero di corso del mandato. Vabbè, questa via mail. Segretario? Buonasera, segretario. Allora? Siamo pronti? Che avete visto questa mozione? Ce n'è una che è la cazzata, no, nessun incentivo. Ha sbagliato pure il regolamento, non è quello. Ma cioè, quello le respingiamo. Consiglieri, se inserite la tessera per favore, perché io ho 10 presenti ma siamo di più. Segretario, possiamo cominciare? Luisa, possiamo cominciare? Sindaco, come arriva? Allora, buonasera a tutti, benvenuti, apriamo la seduta del Consiglio Comunale. Volevo informare il Consiglio, il prossimo Consiglio è previsto per l'11 dicembre, presumibilmente lo faremo di mattina. Allora, noi abbiamo avuto sull'ordine del giorno che è pervenuto ai signori consiglieri una delibera che è arrivata in aggiuntiva. Sono qui a chiedere l'inversione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e votare come primo provvedimento la delibera che è arrivata in aggiuntiva, perché mi dicono dagli uffici che c'è una particolare urgenza. Quindi chiedo al Consiglio di anticipare, quindi di modificare l'ordine del giorno e mettere al primo punto all'ordine del giorno la delibera che è arrivata in aggiuntiva, che è rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni di cui alla circolare numero 1281 del 7/1/2014. Quindi se il Consiglio si esprime su questa praticamente rimodulazione dell'ordine del giorno, quindi se ci fate votare per cortesia? Sì, dobbiamo votare praticamente sull'inversione dell'ordine del giorno. Ah. Vabbè. Comunque se il Consiglio è d'accordo non procediamo alla votazione se non c'è qualcuno che è contrario. Quindi va bene, non c'è nessuno contrario, non c'è bisogno che facciamo la votazione. Quindi possiamo passare praticamente su questa delibera. Prego, Assessore Lupi. Sì, allora, giovedì scorso abbiamo ricevuto via email
il sindaco ha ricevuto via email una comunicazione da parte dell'ANCI della Regione Lazio con la quale si inviava una copia circolare della Cassa Depositi e Prestiti che prevede la possibilità per i comuni, per le province e per altri enti che sono ricorsi al credito tramite la Cassa Depositi e Prestiti stessa per la rinegoziazione dei mutui. I mutui che sono rinegoziabili sulla base di questa delibera sono quelli con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 e che non siano stati già oggetto di altra rinegoziazione. Nel caso che ci riguarda, quindi nel Comune di Monterotondo, noi abbiamo circa 8 milioni e 400 mila euro di mutui che vanno in scadenza entro da qui, diciamo dal 2015 al 2018, per circa 8 milioni e 4 appunto. E mentre invece un importo significativo di mutui sono già stati rinegoziati con un'analoga operazione consentita alla Cassa Depositi e Prestiti, sempre chiaramente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2003. Quindi abbiamo valutato l'opportunità di utilizzare questo strumento, questa opportunità, dicevo, e rinegoziare fino alla data massima del 2044 tutti gli importi per i quali la rinegoziazione è possibile. Questa rinegoziazione per mutui per un valore nominale di 14.714.441,88 euro determina essenzialmente due grossi risultati per il bilancio. Il primo, il primo risultato si verifica già nel corso di questo anno, in quanto la circolare prevede che la rata dei mutui che sono in scadenza al 31 dicembre 2014 debbano essere pagati quest'anno soltanto per la quota interessi. Questo vuol dire per il bilancio 2014 un alleggerimento, soprattutto in termini di cassa, per un importo pari a 462.842,88 euro. L'altro effetto positivo invece lo avremo dall'anno prossimo in poi, in quanto a seguito di questa rinegoziazione avremo un risparmio annuo sul rimborso di mutui per circa 660.000 euro. Quindi chiaramente è un aiuto notevole, soprattutto in un momento in cui i comuni sono ancora e saranno ancora di nuovo chiamati a grossi sacrifici dal governo per rispettare il patto di stabilità. Un'annotazione importante è che la Cassa Depositi e Prestiti ci comunica attraverso quella circolare che i risparmi derivanti dalla rinegoziazione, quindi stavo dicendo 462.000 euro quest'anno, ma soprattutto i 660.000 euro dall'anno prossimo in poi, possono essere utilizzati esclusivamente per gli investimenti, quindi non sono spendibili sulla spesa corrente. E quindi per le motivazioni che ho detto e per i benefici che questa operazione determina sul bilancio del Comune di Monterotondo, chiedo che il Consiglio approvi questa delibera. Grazie Assessore Lupi. Prego Consigliere Federici. Grazie Presidente. Soltanto per una precisazione dall'Assessore, visto che il testo è arrivato veramente tardissimo. Questa diciamo, per quanto riguarda un allungamento di anni o anche una oggi non ce la faccio, per tasso di interesse, grazie.
Aspetti, assessore, scusa. Ci sono altri interventi? Consigliera Calabrese, prego. Avevo bisogno di una precisazione in merito alla delibera che stiamo per votare e volevo chiedere se conferma quello che è stato detto ieri nella riunione dal nostro sindaco, che questi soldi, il risparmio che avremmo dalla rinegoziazione verrà utilizzato per diciamo, il pagamento dei debiti che abbiamo nei confronti dei servizi sociali o comunque delle cooperative sociali. Non ci sono altre richieste di intervento. Prego, assessore Lupi. Allora, la prima risposta al consigliere Federici. La rinegoziazione è soprattutto sul tempo in termini di benefici. Logicamente c'è anche la rinegoziazione in termini di tasso, però quella non produce grandissimi risultati, si parla di pochissimi decimali, quindi il calcolo non l'abbiamo fatto, ce l'ha fatto direttamente la Cassa Depositi e Prestiti, in quanto già ci ha indicato l'effetto di questa rinegoziazione, perché c'era un programma attraverso il quale digitando i mutui che si intendevano andare a rinegoziare indicando il tempo, l'anno di scadenza, da quello già derivava il beneficio in termini di capitale, in termini di interessi. Quindi la cosa più importante è l'allungamento del tempo. I tassi sono rimasti su per giù invariati, 4 e rotti, che possono essere 4,75, 4,35, ma stiamo su quei livelli lì, quindi non c'è un grosso beneficio, anche perché si tratta comunque di un tasso per un mutuo a lungo termine e quindi guardando quelli che sono i tassi del debito pubblico, di emissione del debito pubblico, stiamo a quei livelli, intorno al 4, tra il 4 e il 5%. No? L'altra questione invece, sì, direi posso dire sicuramente di sì, come spiegavo ieri, noi non abbiamo un problema di stanziamenti. Abbiamo un problema di cassa, quindi il fatto di risparmiare questi 400 e rotti mila euro vanno ad alleviare il peso del complesso delle spese che dobbiamo sostenere in questo fine d'anno, quindi il mese, essenzialmente stiamo parlando ormai del mese di dicembre. E quindi questa cosa, insieme a tutti gli altri sforzi che stiamo mettendo in atto, sia in termini di rapporti politici, essenzialmente con la Regione Lazio, con la provincia, ma anche per riscuotere una serie di crediti che vantiamo nei confronti di altri soggetti, ad esempio ACEA, ad esempio la ASL, ad esempio l'Erogasmet ed altre operazioni che stiamo mettendo in atto, andranno a determinare quel tesoretto che deve consentirci di rientrare interamente dall'anticipazione di tesoreria che oggi è pari a 3 milioni e 800 mila euro circa, quindi siamo esposti, stiamo pagando interessi alla tesoreria per circa 3 milioni e 800 mila euro e poi ci sono da pagare gli stipendi, i mutui stessi, anche se decurtati della quota capitale, la discarica. E quindi ieri il sindaco spiegava nell'ambito degli stipendi bisogna guardare una platea vasta che è fatta di dipendenti del comune, è fatta di dipendenti dell'APM, è fatta di operatori delle cooperative sociali, lasciando purtroppo esclusi da questo almeno parziale ristoro molte ditte che comunque non hanno la possibilità di veder pagate interamente le fatture con sofferenze inevitabili sui conti delle aziende stesse, magari quelli che hanno realizzato delle opere pubbliche e purtroppo anche dei dipendenti delle ditte stesse, insomma, ecco. Grazie assessore Lupi, non ci sono richieste per dichiarazione di voto, quindi possiamo. Cacchioni.
Grazie Presidente, scusate per il ritardo, tra l'altro non sapevo neanche della variazione all'ordine del giorno e per cui questa delibera me la sarei diciamo un po' più preparata per la discussione in corso d'opera, però al di là del contenuto che è condivisibile, perché comunque l'assessore Lupi l'ha ben spiegato, consentirà di trovare risorse fresche per fare un po', per dare un attimo soluzione al problema della cassa, e questo è un problema che ogni anno si rinnova e è sempre più acuito, e penso che nel tempo, se non si interviene strutturalmente, sarà sempre diciamo, più anticipato anche nella periodicità con il quale si presenta. Però al di là di tutto io volevo fare un piccolo appunto all'assessore, intanto di metodo. Ricordiamo che questa delibera comunque, pur nella ristrettezza di tempi, poteva essere preparata qualche giorno prima, perché è di inizio mese la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti. Presidente, quando si fa l'assessore, per favore, consigliere, prosegua il suo intervento, prego. Grazie, per dichiarazione di voto, quindi. Assessore, per cortesia, dopo interviene. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Quindi, nel confermare comunque il voto favorevole, perché è un intervento che porta anche a dare soluzione a alcuni problemi che, tra l'altro, ieri abbiamo ricordato per altri settori, perché è tutto collegato poi il tema della finanza, quindi il voto sarà favorevole, però nel metodo invito l'assessore a essere diciamo più pronto nel presentare ed esporre questi temi in commissione, al fine anche di avere una discussione un po' più compiuta, visto che ieri in commissione questa delibera è andata in contemporanea con altre attività il giorno prima del consiglio. Una cosa insomma di questo tipo andrebbe portata con qualche giorno di anticipo come previsto dal regolamento. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto la consigliere Calabrese. Prego. Presidente, volevo fare la nostra dichiarazione di voto, che seppur riteniamo che sia assolutamente importante l'utilizzo di questo mezzo che ci viene dato, quindi della rinegoziazione dei mutui e quindi dell'acquisizione di soldi poi di fatto, in questo caso noi, sapendo che il nostro voto non andrà a inficiare quello che sarà il risultato, voteremo no a questa delibera, e voglio spiegare però perché. Ovviamente i soldi sono importanti, però ci troviamo a fine dell'anno in cui, per forza di cose, come è stato ricordato anche dall'assessore, dobbiamo andare a coprire tantissimi buchi, compresi quello, insomma ci sono delle persone qua presenti, ma dicevamo persone che poi alla fine non prenderanno i soldi. Riteniamo che probabilmente in tempi di ristrettezze come queste, in cui ci vengono chiesti un sacco di sacrifici, dovremmo assistere ad una gestione e ad una programmazione migliore dei soldi pubblici. Questo ovviamente è il nostro pensiero, che sicuramente non sarà condiviso dalla maggioranza, ma per noi il voto ovviamente contrario non è perché non vogliamo che vengano acquisiti questi soldi dalla nostra amministrazione, ma perché vogliamo dare un segno che forse abbiamo bisogno di un cambio di passo. Questo è il nostro pensiero. Grazie. Grazie consigliera. Non ci sono altre richieste. Lei, assessore, è intervenuto prima, mi dispiace, ma non posso ridargli la parola, il regolamento non dipende da me, quindi possiamo aprire la votazione. Prego Felici, siate decisi però consiglieri quando vi prenotate. Perché mica andiamo di corsa, Presidente. Andiamo di corsa, perché abbiamo l'ordine del giorno, non è veritissimo, quindi andiamo molto di corsa. Nessuno a casa, Presidente, noi fino a molto di corsa andiamo. Prego, è allineato e coperto. Volevo soltanto per la dichiarazione di voto, ma volevo aggiungere una cosa. Una volta che ci arriva una buona notizia, viste tante brutte notizie che in questo periodo di crisi ci arrivano tutti i giorni dai mass media, dai giornali e tutto quello che sentiamo, ci sentiamo non garantiti, ci si sente non garantiti da questa buona notizia. I soldi come vengono distribuiti, come se fosse un... ci saranno le priorità, ci sarà un percorso che l'amministrazione dovrà intraprendere per rinegoziare questi mutui, quindi non sarà una cosa che potrà avvenire in 15 giorni o in 20 giorni. L'assessorato, gli assessori, il sindaco, tutta l'amministrazione ci lavorerà che il più breve possibile noi possiamo acquisire e quindi non pagare questi interessi, e poi i soldi verranno, ci saranno delle priorità, come le priorità delle cooperative, che qui vedo, è una priorità, ma forse le cooperative prenderanno prima il loro dovuto dalla regione, che Mauro ci sta lavorando con molta, con molto,
con molto tempo a sua disposizione, quindi ci sta lavorando tanto e quindi penso che arriveranno prima i soldi che la Regione ci deve per pagare il debito che abbiamo con le cooperative, che quelli che arriveranno con questi interessi che non andremo più a pagare perché verrà rinegoziato. Quindi noi del nostro gruppo del Partito Democratico voteremo sì a questa delibera. Grazie. Grazie consigliere, non ci sono altri interventi, passiamo direttamente alla votazione della delibera. È aperta la votazione, potete votare. È chiusa la votazione. Presenti al voto 20, votanti 19, astenuti 1, favorevoli 13, contrari 6. La delibera viene approvata. Dobbiamo votare l'immediata esecutività della delibera. Possiamo votare. Chiusa la votazione. Presenti 20, votanti 20, 19, 13 favorevoli, 6 contrari e un astenuto. L'immediata esecutività viene approvata. Passiamo alla delibera numero 2. Ratifica deliberazione giunta comunale numero 244 del 21/10/2014. Approvazione e variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Prego, assessore Lupi. Come ho avuto modo di annunciare già nel corso della precedente seduta consigliare, quando è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio la delibera relativa all'accordo con l'Erogasmet, la Giunta si stava accingendo a deliberare una variazione di bilancio che sarebbe poi stata sottoposta, come avviene questa sera, alla ratifica del Consiglio. I 305.000 euro derivanti dall'accordo per l'annualità 2014 con Erogasmet sono stati impegnati per 10.000 euro per impinguare le risorse relative alle spese di riscaldamento degli istituti comprensivi, per 34.000 euro erotti per interventi assistenziali dovuti agli assistiti di enti disciolti, si tratta di inserimenti in case famiglia di minori, per 50.816 euro per contributi regionali residenza sanitaria assistenziale, e la quota che compete al Comune di Monterotondo, mentre il resto della quota compete all'ASL di riferimento, e 210.000 euro per assicurare l'integrazione scolastica per i disabili. Quindi ecco qui, come appunto avevo detto, mi sembra che su questa c'era stato anche un accordo da parte, almeno in commissione, sull'utilizzo di queste risorse, quindi anche per questa chiedo l'approvazione. Grazie assessore. Non ci sono richieste di interventi. Possiamo votare. Se apriamo la votazione. Apertura votazione. Potete votare. Chiusa la votazione. Presenti 20. Votanti 12 favorevoli, 5 astenuti e 3 contrari, la delibera viene approvata.
Delibera numero 3, approvazione e variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016, assestamento generale. Prego, Assessore Lupi. Ecco, tutti i comuni in questi giorni stanno adottando delibere come questa. Entro il 30 novembre, infatti, i comuni devono approvare l'assestamento generale di bilancio, dopodiché variazioni non sono più possibili se non per fatti straordinari. Quindi gli uffici sono stati invitati a fare un'attenta rivisitazione degli stanziamenti ancora disponibili sul bilancio, in quanti non utilizzati, e gli uffici appunto hanno fatto una serie di proposte che sono, come vedete, tutte di modestissima entità, visto che le risorse ormai a fine anno sono pressoché finite. Tuttavia ci sono alcuni spostamenti, quindi alcune riduzioni di stanziamento su alcuni capitoli e impiguamento di risorse su altri capitoli. Questo invece vale per la generalità delle variazioni, mentre ce ne sono alcune che sono di importo tale da dover essere più dettagliatamente esposte nel corso di questa discussione. Si tratta essenzialmente di due operazioni. La prima, molto più semplice, deriva da un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno per garantire la prosecuzione di un progetto che riguarda l'accoglienza di rifugiati, donne e bambini, che il Comune di Montelotondo ha fatto alla fine degli anni 2008-2009. Il progetto si chiama Spra Aida, è stato presentato all'epoca e continua ad essere quindi finanziato dal Ministero degli Interni in partenariato Comune Arci. Con questa variazione di bilancio prendiamo atto che il Ministero dell'Interno ha comunicato in data 13 novembre la concessione di 103.110 euro per la prosecuzione di questo progetto, e quindi la variazione è maggiori entrate da una parte e finanziamento e quindi stanziamento sul fronte della spesa, appunto per 103.110 euro. L'altra variazione di particolare importanza, considerato anche l'importo, riguarda invece un incremento delle risorse in entrata per la refusione di spese di lite, che sono conseguenti a due sentenze, una di Cassazione e una di Corte d'Appello. La prima riguarda quella della Corte di Cassazione, riguarda una vertenza nata ormai tantissimi anni fa, relativa all'esecuzione di lavori da parte del Comune di Montelotondo sulla struttura dell'ospedale. All'epoca i comuni erano ancora titolari di lavori, diciamo, stazioni appaltanti per lavori relativi agli ospedali che stavano nel proprio territorio. Poi questa competenza è stata trasferita all'ASL e poi alla Regione. Di fatto, per una serie di fatti intervenuti, si è stati costretti nel 2007, adesso non lo trovo, scusate, nel 2007 mi sembra, a dover pagare un importo molto significativo di oltre 500.000 euro a favore di una ditta, la ditta Magistri, che aveva realizzato questi lavori. Nel frattempo questa ditta era stata pagata anche dalla Regione Lazio. Le motivazioni, la posizione del Comune, nonostante fosse stato fatto rilevare questa assurdità, non erano state utili ad ottenere un risultato positivo in sede di Corte d'Appello. Invece nella sentenza di Cassazione ci viene data ragione, e quindi possiamo andare a recuperare questo importo, che è di oltre 500.000 euro,
E abbiamo al riguardo, è stata conferita pochi giorni fa da parte della Giunta incarico all'Avvocatura Civica, appunto per il recupero di questo importo. L'altro importo che dobbiamo recuperare riguarda invece una vicenda legata ad espropri, anch'essi avvenuti negli anni Ottanta, a fronte dei quali il Comune ha pagato un piccolo importo e questo importo comunque è stato riconosciuto indebitamente percepito dai due proprietari dell'area, Valdambrini e Salvatelli, e quindi prendiamo atto di questa sentenza e abbiamo quindi provveduto a inserire questi due importi in questa variazione di bilancio, in questa variazione di bilancio di 515.601,42 vengono assorbite anche le previsioni di entrata che sono contenute nel bilancio e che oggi sono totalmente coperte e rimpinguate per questo importo di 515.000 euro. Come andiamo a utilizzare queste maggiori entrate? Attraverso due incrementi di spesa su due capitoli. Uno riguarda le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti che quindi possono servire per il pagamento di spese di questa tipologia, e l'altro più significativo per 479.632,13 invece ci permette di individuare, diciamo, che dotare il bilancio comunale delle risorse necessarie alla riconciliazione dei debiti crediti che è avvenuta nel corso dell'approvazione da parte del Comune del rendiconto della gestione dell'anno 2013. In quella occasione i revisori dei conti del Comune e anche dell'ASL hanno evidenziato come sul bilancio del Comune di Montrotondo mancassero 479.632,13 euro dovuti a fatture emesse dall'APM per prestazioni al di fuori dei contratti di servizio che appunto non erano state contabilizzate dall'ente. Contestualmente in quel provvedimento, diciamo, di riconciliazione debito credito venivano individuati crediti da parte del Comune nei confronti dell'APM per 55.497,23 euro. Ora questi 55.000 euro sono stati da quel momento, quindi nel corso del 2014, restituiti, pagati dall'APM al Comune, mentre invece il Comune non ha potuto pagare alcunché, appunto perché mancavano sul bilancio le risorse necessarie. Con questa variazione dotiamo il bilancio degli stanziamenti necessari e quindi questa cosa potrà permettere nel tempo il pagamento di quanto dovuto all'azienda stessa. Abbiamo così una piena corrispondenza tra i bilanci del Comune e i bilanci dell'APM. Ricordate che una delle ultime sedute del Consiglio, il consigliere De Renzi, che oggi non è presente, aveva ricordato che c'era ancora questa anomalia, e questa anomalia stasera la andiamo a sanare. Grazie Assessore Lupi. Se c'è qualche consigliere che vuole intervenire si prenoti, non si prenota nessuno, quindi possiamo passare alla votazione. Maglione. Allora, io volevo intervenire a nome del gruppo 5 Stelle per come una dichiarazione di voto in merito a questa delibera. Noi come 5 Stelle voteremo contrari perché crediamo e pensiamo che non sia possibile cercare di andare a coprire debiti pregressi attraverso delle entrate straordinarie,
Questo fa vedere, fa segnare, almeno da parte nostra, una mancanza di una buona programmazione da parte del Comune per quanto riguarda le spese e per la copertura dei debiti che vengono assunti senza copertura. Invece vorrei pure far notare che ad oggi ci troviamo, oggi che è il 27 di novembre, ci troviamo ancora a parlare di modifiche di bilanci di previsione, quando invece in altri comuni d'Italia, ad esempio il comune di Ferrara, che è della stessa orientamento politico del nostro comune, si sta iniziando a discutere per l'approvazione del bilancio di previsione del 2015. Grazie consigliere Maglione, la parola al consigliere Cacchioni, prego consigliere. Grazie presidente, volevo intervenire, poi avevo rinunciato all'intervento, non alla dichiarazione di voto, per il motivo molto semplice che l'assessore Lupi aveva colto alcune delle doglianze che avevamo mosso nella sede opportuna, che è la commissione consigliare, e le aveva opportunamente sanate anche nella illustrazione della delibera, e faccio riferimento in modo specifico al tema della riconciliazione dei debiti e crediti, e mi rivolgo anche quindi al consigliere Maglione, che in realtà questa problematica era stata già sollevata in commissione, perché qui non si tratta di fare un riconoscimento dei debiti successivo o comunque tardivo, ma semplicemente l'adempimento, che una nuova norma che è subentrata nel 2012, quindi dal primo rendiconto del 2013, che imponeva appunto di procedere in questo modo, cioè di riallineare le poste tra debiti e crediti, tra organismi partecipati e ente controllante, ovviamente a condizione che vi fosse l'asseverazione da parte degli organi di controllo, cosa che ad esempio non avevo rilevato e che l'assessore Lupi si era impegnato a documentarmi attraverso anche il rimando alla delibera del rendiconto del 2013, che non avevamo a quel tempo acquisito. Quindi per quanto mi riguardava, questa delibera, al di là della destinazione delle risorse che è nella discrezione della maggioranza purtroppo, che diciamo questa è una critica, non è troppo ancora disponibile a ricevere i suggerimenti dell'opposizione, che vuole essere sempre costruttiva in questo senso, al di là di tutto però questa è una variazione che la norma non solo consente ma impone per fino al 30 novembre di procedere appunto ad assestare il bilancio anche alla luce degli accadimenti che intervengono successivamente all'ultima delibera dall'atto che abbiamo approvato relativa abbiamo approvato comunque a fine ottobre. Quindi diciamo che per quanto mi riguarda non voterò favorevolmente questa delibera, mi ritengo soddisfatto dell'intervento chiarificatore, perché pone finalmente la parola fine ad una diatriba che si è restaurata tra l'azienda municipalizzata e il comune per crediti e debiti relativamente a prestazioni comunque eseguite per gli anni pregressi. Quindi per quanto mi riguarda sono soddisfatto dell'intervento chiarificatore e voterò comunque, mi asterrò dal voto perché continuo a non condividere le modalità con le quali continuiamo a finanziare alcuni servizi, tra i quali il capitolo 57-90 dell'integrazione scolastica, perché ritengo che debba esserci un intervento diverso in sede di programmazione delle risorse. Grazie. Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi. Mettiamo in votazione la delibera. Allora, è aperta la votazione. Possiamo votare. Perrone. Chiusa la votazione. Presenti al voto 21, favorevoli 13, contrari 7, astenuto 1. La delibera viene approvata. Dobbiamo ora votare l'immediata esecutività della delibera. Possiamo votare l'immediata esecutività. Cacchioni e Federici. Chiusura della votazione.
Presenti al voto 21, favorevoli 13, contrari 7, astenuto 1. L'immediata seguita viene approvata. Passiamo ora al punto 4 all'ordine del giorno. Modifica del programma triennale opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 dell'8 maggio 2014. Prego, Assessore Cavalli. Vade. Sì, allora aspetta, non aspetti un attimo, consigliere. Sì, annulli assessore. Prego, consigliera Calabrese. Prego. Okay. Ah, ci sono. Volevamo chiedere, prima che l'assessore ci illustrasse la delibera, 5 minuti di sospensione, per favore, se è possibile. Bene, la sospensione viene accordata.